Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con l'economia, l'economia alessandrina che nel 2015 ha fatto segnare diversi più in molti settori. Migliore di tutti comunque risulta sempre l'export che raggiunge livelli da economie più avanzate di quella italiana. Questo è quanto illustrato durante la 14ª giornata dell'economia organizzata dalla Camera di Commercio di Alessandria. Nell'occasione, come sempre, consegnate le targhe ad alcuni degli imprenditori che sono distinti nel 2015. Ma vediamo di più nel servizio. Alla Camera di Commercio di Alessandria si è tenuta la tradizionale giornata dell'economia che è arrivata alla sua 14ª edizione. Questa è l'occasione per fare un'analisi dell'imprenditoria locale e della congiuntura economica in provincia di Alessandria. Quello della giornata dell'economia è anche l'appuntamento per premiare gli imprenditori e l'imprenditrice di successo dell'anno. Al tavolo dei relatori, oltre al presidente della Camera di Commercio Giampaolo Coscia e al direttore generale Roberto Livraghi, è intervenuto anche il direttore servizi per la Camera di Commercio di Infocamere, Antonio Tonini. È una giornata che si fa in contemporanea in tutto il territorio nazionale, in tutte le Camere di Commercio. Diamo i dati dell'ultimo esercizio del 2015 e in provincia di Alessandria devo dire che c'è qualche dato che consente di essere più ottimisti rispetto al 2014. Ci sono molti segni più, soprattutto per l'export. Sì, ci sono dei segni più che sono più bassi, nel senso che sono più non tanti con tanti numeri, però sono abbastanza positivi. L'export sì, la nostra è una provincia che esporta, negli ultimi dati, esporta quasi il 51% del prodotto lordo vendibile, del PIL della provincia di Alessandria, esporta per circa 5,2 miliardi, è al secondo posto a livello piemontese, quindi è un dato eccezionale se facciamo i confronti col dato nazionale che è il 26%. Siamo ai dati della Germania. E dal punto di vista invece economico generale per gli alessandrini, per la provincia di Alessandria, cosa possiamo dire? Ma ci sono dei dati quelli che dicevo prima, che rappresentano un segnale positivo per quanto riguarda il valore aggiunto, il valore industriale, l'occupazione, una riduzione della cassa integrazione, quindi questo è un segnale positivo a mio avviso. I dati sulle imprese scritte, quelle che hanno iniziato l'attività cessata, sono quasi. Abbiamo mantenuto le nostre 44.000 circa e più aziende iscritte alla Camera di Commercio. Quindi in un clima di stabilità c'è qualche dato positivo che fa ben sperare per il futuro. Imprenditori di successo 2015 sono stati riconosciuti Matteo Forcherio, Franco Bagliano, Michela Zerilli, Maria Edvige Picollo, Aldo Brenzi, Giuseppe Mirone, Mauro Tassinario, Luigi Mario Caccia e Gabriela Heres. Adesso veniamo alla cronaca. La Procura di Alessandria ha arrestato per omicidio stradale il giovane di 23 anni che ieri, in un incidente avvenuto sulla A21 all'altezza di Ponte Curone, ha tamponato la vettura su cui viaggiava insieme ad altre due persone, Piera Barilli, di 84 anni, di Cossato, in provincia di Biella. La donna è morta sul colpo, le indagini stanno accertando il tasso alcolemico del ragazzo residente nel Pavese. E adesso i due cittadini della Repubblica Ceca che a ottobre del 90 uccisero l'imprenditore Giovanni Mariotti di Cascina Grossa vanno a processo in corte d'assise ad Alessandria per l'arma usata. Per quell'omicidio fu incriminata e assolta la vedova Renata Lipsova. Ce ne parla Emma Camagna. Si torna a parlare del delitto di Giovanni Mariotti, l'imprenditore di Cascina Grossa, ucciso a colpi di pistola a 42 anni la sera del 15 ottobre 90, mentre rincasava dopo una partita a tennis. Per quella morte fu incriminata la vedova Renata Lipsova, che l'uomo conobbe a Praga, città di nascita e residenza, alla fine degli anni 70 e sposò nell'83 portandosela in Italia. Fu un processo lungo e complesso, con
con 3 gradi di giudizio e altrettante assoluzioni. La donna scontò 2 anni di detenzione fra carcere e domiciliari come responsabile di omicidio premeditato, non commesso materialmente ma commissionato all'ex amante Otakar Sedlacek, pure di Praga, che lo eseguì con la complicità dei concittadini Indrik Sinek e Jurik Miralov, quest'ultimo morto in un incidente stradale. Avrebbero agito per motivi di interesse e ottenere l'eredità di Mariotti. Renata Lipsova, per la quale il PM Bruno Rapetti insistette nel chiedere la condanna a 24 anni, assistita da Giuseppe Lanzavecchi, è stata assolta nei 3 gradi di giudizio e da molti anni è tornata in patria. Sedlacek e Sinek invece sono stati condannati a Praga a 14 anni che hanno scontato. Tutto finito quindi? Assolutamente no. Sono stati processati per omicidio, non per detenzione e porto d'arma, la pistola del delitto. Per queste 2 imputazioni devono affrontare il giudizio della Corte d'Assise di Alessandria e ciò avverrà a novembre. Li difendono Daniela Pesce e Roberto Cavallone. Quasi certamente non ci saranno e non si sa neppure se sono rintracciabili. La Corte comunque ci prova. Si chiude il procedimento relativo all'effrazione all'oleodotto Eni in strada Bertarino a Tortona, lo fa sapere l'amministrazione comunale in una nota stampa. Le analisi ARPA, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, confermano infatti quelle già effettuate da Eni, e cioè che per questo furto non ci sono state ripercussioni di tipo ambientale. E la TM dal 1 giugno diventerà AM, AMAG Mobilità. Per quella data entrerà in vigore l'accordo di affitto di ramo d'azienda. L'accordo sindacale è stato approvato dai dipendenti e adesso resta da scegliere l'iter da seguire per i contratti di servizio. Anche oggi se ne è discusso in giunta, ma ci vorranno almeno 48 ore ancora di riflessione prima della decisione da portare all'approvazione del Consiglio Comunale. Ma vediamo ancora altro in questo servizio. Tante domande da fare. Con l'assemblea che si è tenuta al DLF di Alessandria, i dipendenti dell'ATM hanno votato e accettato l'accordo raggiunto dai sindacati con AMAG per il salvataggio dell'azienda Trasporti Alessandrina e di tutti i 213 posti di lavoro, con un solo sacrificio richiesto: ridurre le ore da lavorare, che si traduce in una riduzione di stipendio. I rappresentanti sindacali di CGL, CISL e UIL hanno spiegato durante la assemblea che questo è probabilmente il miglior accordo possibile e che entrerà in vigore il 1 di giugno, quando inizierà l'affitto di ramo d'azienda. La TM in pratica passerà temporaneamente sotto AMAG con la nascita di AM, che sta per AMAG Mobilità. La riduzione degli orari di lavoro significherà un risparmio di 950.000 euro del disavanzo complessivo, che è invece di 1.700.000 euro. Il sacrificio riguarderà gli autisti nella misura del 15%. Sarà invece ridotto del 20% per gli operai in officina e per il 25% agli impiegati, accompagnatori e addetti ai parcheggi. Anche se non tutto andrà perso, infatti secondo i sindacati si potrà recuperare forse l'80% della retribuzione attraverso un fondo di solidarietà. Perché tutto diventi operativo bisogna adesso seguire molto attentamente le leggi che regolamentano questo tipo di contratti, al fine di evitare invalidazioni e ricorsi. Anche oggi in comune e in giunta c'è stato un confronto tra le parti interessate e competenti in materia per trovare una via abbastanza sicura da seguire. Al momento non c'è ancora, ma gli assessori coinvolti, in primis quello al bilancio Giorgio Bonante, contano di portare all'approvazione del Consiglio Comunale l'accordo e la relativa procedura che sarà seguita per i contratti di servizio, che sono suddivisi in gestione parcheggi, trasporto disabili e scuola bus e ovviamente servizio cittadino degli autobus, che è il TPL finanziato dalla Regione. E sfilano in 600 a Casale Monferrato per difendere l'ospedale locale, il Santo Spirito. La Regione assicura il potenziamento della rete di cura e assistenza, ma per i manifestanti si tratta di un preoccupante declino della struttura sanitaria. Sentiamo da Katie Porcetto.
Alla fine è stata più una parata politica, anche se erano in 600 l'altra sera a difendere l'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, finito nel calderone dei tagli sanitari imposti dalla Regione Piemonte, la quale, a difesa di una spending review che non piace a nessuno, ha già annunciato di voler destinare alla città monferrina il potenziamento della rete di cure e assistenza, nonostante sia ancora tutta da organizzare e nonostante la certezza che l'ospedale non avrà più i servizi di un tempo. I manifestanti che si sono ritrovati davanti all'androne erano capitanati da diversi esponenti politici, sia locali che regionali, appartenenti all'area del centrodestra, i quali hanno ribadito a chiare lettere il loro dissenso sul ridimensionamento del Santo Spirito, sottolineando la preoccupazione che possa anch'esso imbroccare la strada del Tribunale, ormai di fatto accorpato a quello di Vercelli. La fiaccolata, organizzata dal Presidio Sanità, non ha visto sventolare nessuna bandiera di appartenenza politica. Ma il popolo del no è ormai concentrato a fare in modo che la città di Casale non abbassi la guardia sul fronte della sanità. E a questo proposito sono già partite le lettere ai sindaci del territorio per cercare adesioni alla prossima manifestazione di protesta che si svolgerà venerdì prossimo alle ore 19 davanti ai giardini della Clinica Sant'Anna, che il prossimo 30 giugno vedrà chiudere, utenti psichiatrici a parte, l'interventistica e la diagnostica. Slogan dell'evento: la mia salute non è una pedina, e vedrà la formazione di una catena umana che come un abbraccio si stringerà attorno alla clinica e alla sanità casalese in generale. Perché siamo qui stasera? In attesa dei numeri ufficiali, oggi ultima giornata della 29esima edizione del Salone Internazionale del Libro, un'altra grande edizione, anche se si guarda già ad un futuro, al futuro della kermesse, ma ce ne parla Roberto Monteriso. Siamo qui alla 29esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, un weekend ricchissimo di appuntamenti, grandissima come sempre l'affluenza, nonostante qualche coda dovuto ai metal detector e ai tanti controlli antiterrorismo. I torinesi, ma non solo, hanno seguito il salone e lo hanno affollato, come sempre, tra i suoi stand. Andiamo a seguire il servizio, vediamo anche gli eventi che abbiamo seguito per questa 29esima edizione della Bookmesse torinese. Giornata di chiusura del Salone Internazionale del Libro di Torino, un'altra edizione grandi numeri, dai 1200 appuntamenti ai tanti ospiti che hanno e che faranno ancora capolino in queste ultime ore di Bookmesse. Nell'attesa dei dati di pubblico ufficiali, già sabato sera si parlava di un più 2%, anche se forse i dati di domenica sono stati un po' più bassi rispetto alle precedenti edizioni, con il biglietto serale e l'ingresso di venerdì e sabato fino alle 23, che sono stati un successo. Pubblico che ha digerito anche abbastanza bene le maggiori code dovute al passaggio al metal detector che ha allungato un po' le code. Di certo non sono mancati al solito i grandi ospiti da Ligabue a Francesco De Gregori, da Vittorio Sgarbi a Nino Frassica, da Samantha Cristoforetti a Checco Zalone, Lili Gruber e Marco Bocci, solo per citarne alcuni. Si guarda già però all'edizione 2017 con Giovanna Milella, sicura di restare presidente. Non dovrebbe però essere più il direttore Ernesto Ferrero, al suo posto la solita rosa di nomi. Il salone ad una svolta, il nuovo direttore dovrà discutere con l'organizzazione sugli spazi. Il padiglione 5, con i suoi circa 7.000 metri quadrati, non c'è più, ma nessuno vuole rinunciare agli spazi che ospita. La soluzione potrebbe essere l'Oval, il padiglione del quartiere fieristico, che non è stato coinvolto quest'anno. Insomma, da domani si lavora già per la prossima edizione. E adesso parliamo della Stra Alessandria. Questa edizione è già parte della storia per la partenza sul Ponte Meyer e l'arrivo in cittadella. Una partecipazione compatta di corridori e non, oltre 7.000 le presenze sul ponte e nella fortezza. Un vero e proprio collaudo della struttura che, come ha detto il sindaco, potrebbe diventare agibile già quest'estate. Ma sentiamo da Franco Capone. Venerdì 13 maggio 2016, ore 20:30. Una data, una serata che difficilmente sarà dimenticata dagli alessandrini e soprattutto dagli oltre 7.000 partecipanti alla 21esima edizione della Stra Alessandria, perché tutti, partecipanti e non, hanno assistito per la prima volta alla partenza della competizione dal nuovo ponte Meyer sul fiume Tanaro. Il sole è già calato dietro i bastioni della fortezza quando, dopo un colpo di pistola a salve sparato al sindaco di Alessandria di Ritarossa,
ha dato il via alla manifestazione. Il lungo fiume umano, preceduto dalla fanfara dell'associazione Bersaglieri, si è avviato per attraversare Ponte Cittadella, trampolino di partenza dei gruppi competitivi e non. I numeri sono contraddittori, di certo si sa che sono state vendute 6.500 magliette, il cui ricavato andrà a sostenere nobili e solidali progetti. Ma i partecipanti, anche quelli non iscritti, sono stati più di 7.000, un appuntamento al quale non si poteva mancare, perché questa Stralessandria segnerà una pagina della storia alessandrina. È nella storia della Stralessandria, è un'edizione speciale, sono ormai più decenni che questa corsa che unisce la città, in questo caso unisce anche le sponde, non solo perché materialmente passa su un ponte che è ormai finito, mancano le rifiniture, quindi ricollegherà di nuovo pezzi importanti di città, ma perché la Stralessandria da sempre si è proposta di unire le sponde, di accorciare le distanze, di avere questo carattere di solidarietà e di unione, e quindi quest'anno la percorriamo anche per la prima volta utilizzando questo ponte per questa corsa per la Stralessandria, e speriamo che diventi una tradizione. C'era davvero tanta gente, tanti giovani, meno giovani, si guardavano attorno e poi via di corsa a marciare, gettando uno sguardo al fiume che a quell'ora della sera ha regalato a tutti uno scenario inconsueto. Quando il lungo corteo sportivo ha attraversato il ponte, non era l'altezza o l'acqua a far paura, ma le oscillazioni del manufatto generando suspense. Boh, il ponte lo abbiamo attraversato e collaudato, ha detto una signora che con i bastoni sembrava sciare sull'asfalto. Gli organizzatori hanno dovuto insistere e lanciare appelli continui affinché il gruppo degli atleti competitivi, dopo 20 minuti di corsa, arrivasse al traguardo. Per la cronaca, il primo a tagliare il nastro dell'arrivo, situato all'interno della cittadella, è stato Valerio Brignone, che ha percorso i 6 chilometri in 19 primi e 34 secondi. La prima donna, Lisa Stefani, 23 primi e 28 secondi. Poi tutti gli altri, i quali, una volta tagliato il traguardo fra sudore e stanchezza, si sono sparsi all'interno della cittadella fra lo scatto di un surf ed una bottiglia d'acqua. Quando invece potrà essere agibile a tutti questo ponte? Dunque il ponte verrà consegnato entro la fine di giugno, poi naturalmente ci sarà il tempo del collaudo le finiture. Essendo un ponte che è stato disegnato da un architetto, è chiaro che ha un tempo di realizzazione che deve comprendere anche alcuni manufatti che sono addirittura artigianali. E adesso, dopo che tutti sono andati di corsa, adesso tutti in sella per un moto raduno a Castellazzo Bormida. Sentiamo di più da Alessandra Della Canna. Moto, che passione! Tanto più se inserite in una rievocazione storica. È successo a Castellazzo Bormida, dove si è svolto il quinto trofeo dedicato a Fabio Scarrone. Inserita nella 28esima manifestazione promossa dal circuito Città di Alessandria e organizzata dal Motoclub di Castellazzo, l'evento, che ha visto anche la partecipazione della banda, era aperto a tutti. Negli ultimi 2 anni, che quelli che stiamo organizzando noi, abbiamo avuto un aumento deciso delle iscrizioni, direi quasi il doppio. E chiaramente grazie all'impegno di tutto il nostro motoclub che riusciamo a fare queste cose, e la disponibilità naturalmente del comune stesso di Castellazzo. I partecipanti, come li vedete, sono belli caldi, hanno voglia di far rombare i loro motori su questo circuito cittadino che abbiamo costruito, circa 1800 metri di circuito. È interessante, l'hanno giudicato abbastanza tecnico, il commissario di gara, che è naturalmente rappresentante della Federazione Motociclistica Italiana, che ha permesso lo svolgimento di questa manifestazione grazie alle assicurazioni, grazie a tutto, l'ha giudicato tecnico interessante. È un gruppo 3 della Federazione, ovvero è una rievocazione di un evento storico sportivo che si svolgeva qui a Castellazzo Bormida a partire dal 1939, grazie a questo motoclub che allora si chiamava Reale Motoclub Castellazzo e che era il famoso circuito del quadrifoglio, che era un evento di regolarità sportiva. Oggi commemoriamo questo evento, ma diamo un riconoscimento al dottor Marco Re, che è stato l'inventore di questa manifestazione, e portiamo a passeggio questo museo itinerante,
e ovviamente la federazione è particolarmente sensibile all'aspetto storico, culturale, e noi vogliamo dimostrare in questo modo l'interesse del mondo federale per tutto ciò che è stata la storia del motorismo. Andiamo a Novi Ligure per le prime battute della festa dell'acqua del gruppo Acos. Ce ne parla Enrico Maria. A Novi Ligure comincia la 19ª edizione della Festa dell'Acqua, dell'Ambiente e della Solidarietà promossa da Acos e da Gestione Acqua con una pulizia straordinaria del Parco Castello. Felicia Broda, vice sindaco del Comune di Novi Ligure. Un'iniziativa molto importante che mette al centro il vero polmone verde della città. In effetti è da tempo che l'amministrazione comunale punta molto sul rilancio del Parco Castello, un parco molto bello, anche se ultimamente ha subito anche danni dovuti agli impianti aerei, e che sicuramente verrà rimesso in sesto affinché i cittadini possano di nuovo frequentarlo con l'assiduità come accadeva tanti anni fa. Tra l'altro adesso il Parco Castello è diventato presidio fisso per una nuova forza di, diciamo così, di controllo da parte della città. Sicuramente sono due le presenze significative, quella dei cinghiali che comunque con la loro presenza presidiano il parco e lo rendono vivo, e quella di Fare Ambiente, sono guardie ecologiche che opereranno non solo sul parco ma in tutti i parchi cittadini, e oltre al presidio, diciamo, diretto fatto da persone che appunto vivono il Parco Castello e gli altri parchi, si occuperanno anche di elevare sanzioni per quanto riguarda l'incuria dei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni canine, ma anche per rilevare e sollevare e informare l'amministrazione rispetto a quello che non funziona, e alcune cose che non funzionano ci sono. Adriano Guarnieri, coordinatore dei volontari della Protezione Civile di Novi Ligure, la vostra presenza è una volta ancora qui a confermare l'impegno del corpo volontario. Sì, siamo presenti oggi con l'ACOS perché assieme stiamo portando il progetto con gli scolari di protezione civile, su informazione di quello che fa la protezione civile, che cos'è la protezione civile, sui rischi ambientali e quant'altro. È un progetto che stiamo portando già da diversi mesi e stanno continuando oggi con la giornata qui dell'ACOS. E finisce qui il nostro TG, tra poco dopo la sigla ci sarà la pagina sportiva, protagonista del calcio con l'amaro epilogo dei playoff di Lega Pro con un Alessandria sconfitta per 2-0 a Foggia. Sentiremo l'intervista a mister Gregucci tratta dal sito ufficiale dell'Alessandria Calcio. Poi subito dopo, come sempre, il meteo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione, arrivederci.